controlla, dimentichi quello che hai. Solo il gatto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV. Questi battali su. Se vi piace chiamatemi Osco. È finito qui. Ottimo. Buongiorno. Buongiorno. Non vai, guarda. Arriva, eh? Non sembra, ma arriva. Qua con la mia bimba, dobbiamo cantare. Anche lei canta? No. Ciao, sono Romina e vi presento mia figlia Noemi Buco, che canterà Una vita infinita, la versione in italiano del Titanic. Che vive con noi, dai, non cercare il perché di una vita infinita, finita per noi, per noi. Siempre la distancia podremos amarnos. Siamo venuti a cantare. Ah, a me piacerebbe tantissimo fare la veterinaria, perché mi piacciono gli animali e mi piacerebbe saperli curare. Non ti ha detto che lei vuole diventare famosa per fare i soldi per comprare una casa per gli animali? Perché quello è il sogno, che dice. Ma aiuta gli animali in difficoltà, le specie, in estinzione. Della lezione di ieri, cosa ti è rimasto particolarmente impresso? Quando abbiamo imparato tutti insieme la canzone della Bella e la Bestia. Sì. Abbiamo un'altra bambina, perché è Alessia Colombo, arriva in volo, eccola qui, un bel volo di Colombo. Abbiamo una bambina. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, non la metterò più, no ragazzo, no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Qua per cantare e per esibirmi. Io faccio l'autista, la porto avanti e indietro. Come vedi questi oggetti nel tuo futuro? Li vedo la palla un po' come un palloncino che mi porterà dove voglio arrivare, e la matita per scrivere il mio futuro. Il microfono sarà ciò che mi farà girare per il mondo. Prego. Prego. Assieme. 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 Tiè. Ci arrivi? Sì. Je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis l'aigle sans toi. Vi presento Simona Laganga, che vi canterà L'anima vola di Elisa. Cerca soltanto perché le ti vuole ancora. L'anima vola. Cantare è la mia passione e mi rende felice. Diciamo che ho imparato molte cose nuove, come stare sul palco, queste cose, e mi sono servite molto. Anche per oggi?
Nel salire sul palco, affrontare il palco, si fa subito col sorriso. Deve venire, deve essere lampante per chi vi guarda, che vi state divertendo, che vi divertite. Cantare è un momento di gioia. La musica è gioia. Cosa poter dire? In effetti la musica è gioia. Gioiosamente rispondi, la musica è gioia, con questo bel sorriso. Forse la musica è gioia intesa come comunicazione, cioè nel momento in cui io comunico l'atto della comunicazione è un atto gioioso, no? Sì, infatti la musica secondo me è un mezzo gioioso di comunicazione di gioie oppure anche di non gioie. Di tormenti anche. Anche di tormenti. Allora io questa gioia la vedo raramente nei bambini e nei ragazzi perché spesso questi concorsi si affrontano con l'idea di dover fare una gara, no? Di vincere, perdere, di dimostrare qualcosa, di voler far vedere o sentire il proprio talento. Poi con l'avvento dei talent purtroppo si è molto appiattito, devo dire, in generale il substrato di persone, di interesse che i ragazzi e le persone hanno verso la musica unicamente verso il successo. Però io credo che forse la funzione educativa di concorsi come Vocine possa dare una mano. Possa dare veramente una mano. Sì, perché c'è ancora quel successo vero che nasce proprio da un talento che si è forgiato nel tempo, nei sacrifici. C'è ancora quel tipo di successo, grazie al cielo. Io dico sempre ai miei allievi che il miglior successo sono loro stessi. Buongiorno, sono Eraldo Arzuffi. Renata Cartini. Vi presentiamo Asia Arzuffi con la canzone Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Allegria, ecco, come è nato? Perché Buongiorno ha detto Allegria ed è entrato nella storia? Perché tantissimi anni fa, durante prima della legislazione di Rischia Tutto, era entrato in sciopero tutto il gruppo dei tecnici della RAI, per cui mai che, però stavamo discutendo chi voleva farlo, chi non voleva farlo, non possiamo, qui sono le finali. Nel frattempo è entrato uno studio mai che ha visto tutta la gente col muso lì che ringhiava, protestava, allegria, allegria ragazzi, dai, dobbiamo registrare allegria. E quel giorno lì è stato bloccato, bella sta roba qui. E da allora lui, per togliersi da qualsiasi situazione, diceva allegria. Vedeva uno che si era fatto male, allegria. Mike aveva un intercalare che usava anche in modo un po' strano. Una volta intervistava una signora. Ah, signora, come mai è qui? Sì, è venuta sola? O accompagnata dal marito? No, mio marito è morto. Ah, molto bene, signora, molto bene. La signora dice che il marito è morto, gli fa molto bene. Vi presentiamo Alessia Arzuffi con la canzone Non mi ami di Giorgia. E io sono papà Eraldo. Cosa ne pensate delle lezioni che avete fatto ieri? Abbiamo imparato la differenza tra tristezza e malinconia. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Io voglio fare la ballerina. Vorrei fare la cantante. Mm-hmm. E poi fare anche pianoforte, musica classica, accompagnamento voce piano.
Come stiamo? Arriverà l'amore. Rifacciamo. Ciao, sono la mamma. Rifacciamo. Ciao, sono Manuela e... e vi presento mia figlia, la Fleur Gemi, che canterà Arriverà l'amore. Arriverà e ci metterà un secondo, ma durerà in eterno come il bimbe. È un'espressione che guarisce il mondo, è quel dolore amaro che non c'è. L'universo che ci gira intorno è la ragione per non smettere. Ho imparato che non devi avere paura del palco. E che non è una, è un gioco questo. Da dove venite? Da Asti, Piemonte. Sì, abbiamo visitato le Castrocaro, abbiamo visto le terme e basta. Ci siamo qua per la bambina, della realtà, non più che altro per noi, però... Perché conoscevamo un'amica, ci ha detto che c'era questo concorso e abbiamo provato. Oltre alla cantante ti piacerebbe fare qualcos'altro da grande? Ballare. Che ci fa compagnia, che se mi cerchi. Castro Katia si sta da Dio, la Romagna è Romagna mia, Romagna in fiore, ma poi sono anche tranquillizzato, rasserenato bene, proprio da Villa Serena. Ho visto qui c'ha dei servizi, delle cose, è un piacere ammalarsi, anzi non vedo l'ora di ammalarmi per andare in questa clinica dove ti resuscitano. Sono tante le motivazioni che possono portare una persona, giovane o anziana che sia, a richiedere un check-up personalizzato. È per questi motivi che, come Ospedali Privati Forlì, abbiamo pensato di organizzare il servizio del check-up amico. Check-up, inteso come percorso diagnostico strumentale che valuta lo stato di salute globale della persona che ne fa richiesta. Check-up amico perché sfrutta le tariffe vantaggiose del contratto amico. Proponiamo 4 tipologie di check-up che abbiamo suddiviso per fasce d'età e che abbiamo chiamato semplicemente come Young, Test, Power e Senior. Ma offriamo anche la possibilità, con la stessa formula, di effettuare percorsi personalizzati di screening sotto la supervisione di uno specialista referente. Insomma, dedica poche ore del tuo tempo alla tutela della tua salute e affidati all'organizzazione dei nostri check-up, perché la salute non può attendere. Che bello! Tanto. Ce l'ha una canzone? Eccolo qua! È mio marito! No, questo effetto l'ho visto in una fiction l'altro giorno in TV. Com'è finita per il cameraman? Ah, non lo so, penso, non penso che era l'euro. Ciao! Di ciao! Fa gli occhiali da figo. Accompagniamo nostra figlia Fabiano Silvia che canterà Mi sei scoppiata dentro il cuore di Mina. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. La musica per me è uno sfogo, la musica è un divertimento, la musica è una medicina perché quando sono triste ascolto musica, canto, suono e mi ritorna il sorriso. Ho imparato molto, io canto già in un coro in chiesa, però
non ho mai cantato a due voci, ieri è stata proprio la prima esperienza. Ho imparato una cosa, insieme siamo migliori. Sono Berti Vincenzo. Non sono abituato, dai. Sono Berti Vincenzo e ho accettato di tradurre in inglese il sito Vocine Nuove Castrocaro perché il progetto merita, è interessante e il concorso sta uscendo dai confini nazionali e si proporrà anche all'estero. Ne ho sentito parlare, ho ricevuto l'incarico, la cosa mi piaceva e adesso stiamo andando avanti. Sto apprezzando il fatto che coinvolge tanti bambini, che c'è un bel entusiasmo, c'è un po' di movimento e questo è interessante. Sono al punto giusto? Ciao, io sono Sara, lui è Luca. Presento mia figlia Gaia Massetti che canterà La felicità di Simona Molinari. L'estate senza di te, il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Quello che voglio non lo so neanch'io poi che cos'è. Infatti sono sola qui, sono qui senza di te. Io sono Gaia Massetti, vengo da Vero la Vecchia. Io dallo stesso posto da cui viene, visto che sono la mamma. Sono la sua insegnante di canto. Siamo qui per fare una bella esperienza, perché mi aveva ispirato questo concorso, insomma, e allora ci ho voluto provare così per divertimento. Mi è piaciuto molto quando ci hanno insegnato di interpretare una canzone, quando ci hanno insegnato anche la canzone della Bella e la Bestia. Dai, papà, no, vieni qua. Adesso sei entrato. Adesso deve cantare pure lei. No. Ho scolpita in un tronco d'abete un bel pastorello. Basta, basta, io preferisco canti lei. Buongiorno, cosa faccio qua? Chissà. E allora, noi bazzichiamo il mondo della musica perché Sofia canta almeno da 7-8 anni e quindi insomma conoscevamo già, poi abbiamo avuto amici che sono venuti anche l'anno scorso, l'altro anno e ci siamo avventurati. Sono Giovanna Govi, vengo da Cinisello Balsamo, sono la mamma di Camilla D'Agostino che canterà una canzone della Pausini, lei. Come si intitola lei? Sono Giovanna Govi, vengo da Cinisello Balsamo e sono la mamma di Camilla D'Agostino che canterà Uguale a lei della Pausini. Milano. Come, ma non proprio da Milano, no? Da Cinisello Balsamo, ma a Camilla le piace dire Milano. Vabbè, io sono emiliana, sono nata a Bologna. Secondo me Castrocaro è una cittadina molto carina, accogliente. Ho visto molti musical, essendo appassionata guardo più musical che altro. Quello che sto facendo, cioè studio canto, ballo e recitazione anche. Uh-huh. E mi serve per iniziare in realtà, perché poi se voglio farlo seriamente devo studiare molto di più, molto più intensamente. Questo piccolo grande amore. Va bene, dai, se no stiamo qua 6 anni. Mi manca da morire questo piccolo grande amore. Ciao, sono Gianluca, sono il papà di Sofia Busolo. Sofia canta Impressioni di settembre della PFM nella versione di Francesco Renga, pianoforte e voce. E leggere il mio pensiero voleva, ho quasi paura che si perda. Oh.
ho iniziato a cantare 9 anni fa, ho fatto 5 anni di coro e poi gli ultimi 4 sono stati per lo più di canto individuale che mi hanno formata fino adesso. A me è piaciuto molto, comunque la complicità tra i bambini, che non c'era quell'astio che di solito c'è nei concorsi, anzi. E insieme? Sì. Questo è un colpo basso. Non mi ricordo. Ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Basta. Perfetto. Ciao, sono la mamma. Sono emozionata da mamma. Ciao, sono il papà con il cane. È il cane, devi riprendere il nostro cane, è troppo bello. Cane, diciamo che ci sembra un concorso sicuramente serio, sicuramente che può dare anche un po' di formazione a questi ragazzi che sperano di intraprendere questa carriera piena di difficoltà, e quindi speriamo anche che gli diano qualche dritta su come affrontare serenamente questo percorso. Allora, io sono Luca Conte. Fiore Carmen. Accompagniamo Conte Melissa Teresa che canta All'alba sorgerò di Simona Autieri. Serena. Serena. Siamo venuti a passare una bella esperienza come l'anno scorso, perché la bimba ci teneva tanto ed è la sua passione cantare. E tu Melissa cosa sei venuta a fare qua? Per cantare. Uh-huh. Cosa ci hai cantato? All'alba sorgerò, perché mi piace tanto. Delle lezioni di ieri Melissa, cosa ti è piaciuto? Quando abbiamo imparato la canzone di Belle. Che cosa vorresti fare tu da grande, lo sai già? Cosa vorresti fare? La cantante. La neve che cade sopra di me copre tutto un bel soffio. In questo remoto regno la regina sono io. C'era un po' d'acqua l'anno scorso. Buongiorno, siamo famiglia Bucur e presentiamo nostro figlio Daniel Bucur che canterà meraviglioso. Ti hanno inventato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Daniel Bucur, mio secondo nome è Florin, mio papà e mia mamma. Vorrei fare il cantante, perché la musica è come uno sfogo, è la mia emozione che posso esprimere agli altri. Qui davanti a te ci sono 3 oggetti. Come li vedi integrati nel tuo futuro? Beh, la matita, diciamo, per la scuola. Il pallone per giocare a calcio, e il microfono lo vedo come uno strumento che userò in futuro. Io sono Luigina, sono la mamma di Virginia Girgenti, lui è Stefano. Stefano Girgenti, papà di Virginia Girgenti, e il cane è Barbie. E Virginia canterà per voi, sarà quel che sarà, di Tiziana Rivale. Lei è Luigina, mia mamma, e lui è Stefano, mio papà. E come mai hai fatto tutta questa strada per arrivare fino a questo carro? Perché ci sembrava un concorso molto bello, serio, e che potesse aiutarmi a formare. I consigli che ci hanno dato mi sono stati molto utili,
per esempio il fatto dell'interpretazione, che è molto importante. Mi piacerebbe anche scrivere, scrivo molto. Mi scrivo spesso queste lettere e magari mi do dei consigli per il futuro, mi appunto come mi sento in quel determinato momento, così poi quando aprirò la lettera, non lo so, sentirò un collegamento con la me del passato. Le tagliatelle di nonna Pina, va bene? No, non la so. Non lo sai, io l'unica che so. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani. Che trio! Oscar.